Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono la Squinzia e questi sono gli anni 90 e anche 2000. Non sono del tutto convinta di voler fare questo video, ma me l'avete chiesto voi su Instagram e non posso dirvi di no. Oggi parliamo dei gemelli diversi. Sì, ragazzi, il gruppo Stracciovaie milanesi di cui tutti quanti abbiamo cantato le canzoni, e proprio per questo oggi, se potessimo tornare indietro nel tempo, ci prenderemmo a schiaffoni. Prima di cominciare, però, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su questo video, facciamolo arrivare almeno a 100 like. Quindi iscrivetevi al canale e azionate la campanella. Bene ragazzi, è arrivato il momento di vergognarci tutti quanti fortissimo dei nostri gusti musicali adolescenziali. Via con la sigla! Tutti quanti abbiamo imparato a memoria almeno due delle loro canzoni, perché alla fine tutti quanti le ascoltavamo, anche se molti di noi si sarebbero fatti impalare piuttosto che ammetterlo. Ma la verità è che se sei stata adolescente a cavallo tra gli anni 90 e 2000, se i tuoi pomeriggi li hai passati incollato a guardare TRL su MTV, i gemelli diversi sono stati una parte della tua adolescenza e ovviamente del tuo disagio. Ecco quindi che in questo video ripercorreremo le tre tappe fondamentali del quartetto formato da Tema, Strano, Grido e THG. Sì, THG, quello che non si filava nessuno, c'è anche lui. Cominciamo quindi con il loro primo singolo, Un attimo ancora, del 1998. Come mai i tuoi occhi ora Il 3 settembre del 1998 nei negozi di dischi uscì l'album Gemelli Diversi, che appunto prendeva il nome dal gruppo che era nato dalla combinazione del duo La Cricca e I Rima nel cuore. Il singolo di lancio fu appunto Un attimo ancora. Fun fact, questa canzone in rete era scaricabile da Winamax e The Mule come featuring tra i gemelli e Carmen Consoli, ma non era affatto così. La voce femminile era di Jenny B. Esatto, la stessa Jenny B che fu voce di Corona in The Rhythm of the Night. Un attimo ancora era una ballata hip hop strappaovaie che univa versi in rima alla base originale dei Pooh. Una combinazione letale per qualsiasi millennials in età puberale. Disco di platino in Italia, ancora oggi, quando la sentiamo. Dai, mettiamolo, la cantiamo ancora, la sappiamo ancora a memoria. Andiamo avanti di 4 anni con l'album Fuego e il brano Quella cosa. Dopo il tentativo fatto 2 anni prima con Non dirlo ai tuoi, i Gemelli Diversi ci riprovano nel 2002 con un'altra canzone da Bad Boy. Quella cosa, la canzone che abbiamo cantato tutti, quella che ci faceva sentire trasgressivi anche se avevamo appena finito di leggere Topolino. Ma il problema non eravamo tanto noi che la cantavamo, quanto il fatto che fosse stata concepita da dei ragazzi più vicini ai 30 che ai 20. Che insomma, diciamolo francamente, capisco che la figa non abbia età, ma insomma era forse più adatta a noi che la ricantavamo da pischelli arrapati che non a loro che l'avevano composta. Però era proprio per questo che ci era piaciuta tanto e che l'abbiamo imparata a memoria. Chiudiamo il video di oggi con quella canzone, quella alla quale ormai pensiamo tutti in automatico se sentiamo nominare il gruppo milanese. Mary. Quando c'è Mary tornata in stazione, sai, stringe la mano a due persone, suo viso cambiato espressione. Siamo sempre nel 2002, album Fuego, ma il singolo era stato rilasciato il 14 febbraio dell'anno successivo, il 2003. La canzone conobbe un successo senza precedenti per la band. Ancora oggi questo è il loro brano probabilmente più rappresentativo e di maggior successo, frutto di una storia vera e straziante e un ritmo coinvolgente. Raga, non so voi, ma ogni volta che penso a questa canzone mi viene in mente il finale di puntata di TRL che per delle settimane intere ha avuto questa canzone in cima alla classifica. Strappaovaie no, ma strappalacrime assolutamente sì. Siamo arrivati alla fine, ricordatevi di iscrivervi al canale e azionare la campanella per non perdervi i prossimi video in uscita, quindi lasciate un bel like e supportate il mio lavoro. Mi raccomando, continuate a seguirmi su tutti i miei canali social, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Clubhouse e soprattutto, ormai l'avete visto anche dalle icone qui sotto, ho aperto anche un canale Twitch, appena scoprirò che cosa farne, ovviamente lo saprete. Bene, adesso vado ad ascoltarmi l'intera discografia dei Foo Fighters per redimermi rispetto a questo video e le canzoni che ho appena citato. Noi invece ci vediamo al prossimo.